Sono Kiko di B00 e in questo episodio di Jam in 2 minuti vi inizierò a spiegare che cosa sono i costrutti iterativi. I costrutti iterativi servono per eseguire più volte certe istruzioni, cosa che potrebbe essere utile per esempio per riempire o per stampare un array. In genere le istruzioni di un costrutto iterativo sono contenute fra due parentesi grafe e possono essere ripetute, a seconda del costrutto, un numero finito, ad esempio con un for, o un non definito di volte, per esempio con un while o un do while. Come avrete intuito, i costrutti iterativi sono essenzialmente tre, ovvero while, do while e for, e si vengono utilizzati in casi differenti, che vedremo nei prossimi tre episodi. I costrutti iterativi sono veramente molto utili perché permettono di ridurre in modo considerevole la quantità di istruzioni. Basta pensare alla stampa di un array di 10 elementi. Senza i costrutti iterativi dovremmo utilizzare 10, mentre con un for solamente 3. Ognuno di questi tre costrutti iterativi prevede di ripetere delle istruzioni finché una condizione non viene soddisfatta. Per fare un esempio potremmo creare il programma scritto all'inizio. Int array uguale new int, dimensione 10, for int i uguale a 0, i minore di 10, i più, array in posizione i è uguale a i. In questo modo abbiamo creato e inizializzato un array e diciamo a Java di inserire all'interno dello stesso il contenuto della variabile i per 10 volte. Quindi stampando il contenuto dell'array otterremo come risultato 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.